Ho cercato di pensare a qualche cosa mentre guardavo e se poi qualcuno ha bisogno di un piccolo riassunto in inglese lo faccio rapidamente. Il corpo crea il suo suono, il corpo è il suo suono, è il suo gesto, sto parlando di vocazione alla simmetria. E uomo e animale, è uomo donna, ma con delle somiglianze oltre che delle differenze. E quindi mi piacerebbe sapere, avere qualche parola in più su questa asimmetria, io l'altro, io l'altra. I'm just asking about the body, who is his sound, his gesture. Is the same but is different. It's human, it's animal. So, some more words about the first piece we have seen. Forse parto dal titolo, Vocazione alla simmetria, che si ispira ad alcune letture, devo ammettere non particolarmente approfondite, però ad alcune letture del filosofo Levinas, in cui parla di asimmetria nel momento in cui ci relazioniamo con un'altra persona. Quindi il fatto stesso che lei è qui di fronte a me fa sì che ci sia una tensione, nel senso che non posso fare a meno di tener conto che lei è qui di fronte a me e la sua presenza si rivela attraverso il suo volto, soprattutto. E quindi in questo senso c'è una tensione inevitabile verso l'altro. E quindi partendo da questa frase, in realtà è iniziato proprio tutto il lavoro e tutta la mia ricerca. E l'altro è qualcosa che non si può mai conoscere completamente. E questo pensiero, si allarga anche al secondo lavoro, in cui l'altro è appunto l'animale. She was inspired reading some texts by Levinas about alterity, and it has been a point of start. We now are in a condition of alterity. There is a tension in between. She is very conscious. I am in front of her with my face, so there is alterity Nel senso che going on. non posso ignorarla. She can't ignore me. L'alterità è presente anche è un tema anche per il secondo capitolo che abbiamo visto stasera, e anche l'animalità, forse. Rispetto al secondo lavoro è più l'impossibilità insuperabile di conoscere l'animale. Quindi ci sono mille tentativi di avvicinarsi al mondo animale, però rimangono semplicemente dei tentativi. The second piece is about trying in many ways to be closer to the animality, to understand the animals, but this is only trying. You never know the animals, you never know the other, maybe you never know yourself. C'è una paura, c'è una natura matrigna, c'è uno specchio in cui ci guardiamo e quasi abbiamo timore, forse vediamo qualcun altro. Ci sono tantissimi spunti nel lavoro. Ci sono delle parole, non so se riconoscibili, oppure un aspetto dell'umanità è la parola. Gli animali, sentiamo anche molti versi di animali, quindi c'è uno scambio tra parola e rumore, non so, i grilli, Sì, c'è il linguaggio umano, c'è il linguaggio animale.
In modo particolare ho usato un frammento della Genesi, che è quindi in ebraico, ed è la parte in cui Dio dice all'uomo: ok, adesso dominerai gli animali. Quindi il momento in cui l'uomo assegna all'animale il nome. She used some words of the Genesis of the Bible, the moment when God says, tells the man to see the order to nominate, to give a name to the animals. E in qualche modo è lì che già si stabilisce questa relazione di dominio che l'uomo ha nei confronti dell'animale. In that moment there is a kind of power given to the man on the animals. The man is more important, is the one who gives names to the others, living beings. La paura, c'è una paura, c'è questo cadere, there is a fear, the man falls. Rispetto alle cadute numerose, nascono più da un'idea di corpo gettato fuori, corpo rifiutato, allontanato, perché comunque il lavoro si ispira al pittore Antonio Ligabue. Quindi abbiamo lavorato molto su questo senso di marginalità ed esclusione. E anche perché comunque la natura ci mette in una condizione di inevitabilmente di dolore, di sofferenza. Well, back there is also the figure, the person, the artist Antonio Ligabue. So the falls are a kind of body thrown away because he was emarginated, his life was very hard. Of course, we, the human beings, are under fear all the time. The nature is not so friendly, not always so beautiful. And the sounds, i rumori, i suoni sono scelti per creare questo stato di tensione, sono scelti come una drammaturgia musicale. Fin da subito, nel momento della creazione, sono stati fondamentali, nel senso che li ho usati prima su di me per trovare del materiale fisico, e anche se all'inizio avevo molte resistenze, ed è stato Cosimo Lopalco che mi ha seguito nella drammaturgia, che è qui presente, e ho detto ok, e ha funzionato, nel senso che sono stata molto sorpresa nel vedere come questi suoni, che poi abbiamo usato anche in scena, avessero il potere di allontanarmi completamente da me stessa. Quindi si sospendeva in qualche modo il giudizio e veniva meno un po' il controllo razionale. E questo mi ha permesso di accedere a parte del materiale fisico che fa parte della coreografia. Lo stesso esperimento, poi la stessa pratica, è stata anche trasferita a Romain. E quindi questa è la ragione per cui abbiamo deciso di tenerli questi suoni, per creare un'ambientazione. First she tried on herself the effects of the sound, of the noises, and she was a little bit afraid, but she found that it worked, so they kept it, and it allowed to go out of the logical, of the rational control, so they kept it and they worked it on the dancer, on the performer. E come hai incontrato questo danzatore di qualità meravigliosa? E come vi siete venuti incontro? Come vi siete scambiati questa materia, questo modo di lanciare anche al pubblico un
una particolare sensitività. E Romain l'ho incontrato perché è anche direttore artistico di un festival che si chiama Lucky Dreamer, quindi mi ha invitato diverse volte, quindi io ho danzato nel suo festival. E poi niente, è nata questa idea, questo desiderio di entrambi. Abbiamo iniziato a novembre ed è stato subito, devo dire, molto facile entrare in sintonia, quindi è stato un percorso molto molto bello, molto fluido e condiviso. Per me è stato anche molto utile perché comunque è il mio primo lavoro come coreografa soltanto, in cui quindi non sono sulla scena, quindi è stato interessante riflettere su come riesco anche a trasmettere i miei immaginari e anche come in tempo reale, guardando lui, riesco a lavorare sulla composizione. Quindi comunque c'è stato una prima fase di raccolta di materiale, quindi una prima fase più di studio teorico, e ne è seguita una parte più di ricerca fisica con dei task di improvvisazione, poi c'è stato l'incontro con lui quando una parte del lavoro era già stato in qualche modo avviato. No, the work went out very fluid. He is apart from a performer, director of the festival, where she was invited many times. So they decided to try. She already had prepared some material and he kept it, he received it very easily. It went in a very pleasant form. It's the first time she's not on stage, she's only choreographer, she can work in real time on the performer. So after the theoretical part came the physical part, very pleasantly, with the help of the dramaturg, of course. E come invece la relazione, come è nata la relazione con il partner con cui fai il primo pezzo? Con Andrea Costanzo Martini. Beh, in entrambi i casi volevo dire che chiaramente anche in vocazione il materiale, anche in animale, c'è del materiale fisico che arriva direttamente dal danzatore. Questo mi piace sottolinearlo perché comunque l'apporto è fondamentale. E con Andrea Costanzo Martini, dov'è? forse il percorso è stato forse simile. Penso che in vocazione ci sia stato meno lavoro teorico di contenuti magari filosofici. In animale credo che comunque la presenza anche di Cosimo Lopalco abbia portato più livelli al lavoro. In vocazione c'è stato più un lavoro, credo, legato a questa relazione speciale che abbiamo con il pubblico, a lasciare gradualmente delle tracce che poi si ritrovano alla fine in questa danza che scoppia, che in realtà contiene un po' tutti gli elementi, sia a livello fisico che anche a livello sonoro e anche a livello luminoso, che sono stati in qualche modo dati durante i primi 27 minuti tipo. E quindi è un duo che si rivela lentamente con questa alternanza di soli, poi momenti di insieme, e poi c'è questa particolarità di questo oggetto che è la Loom Machine. E inizialmente avevo anche l'idea di non avere affatto tracce sonore già preparate, di fare tutto in tempo reale. Also with the Italian partner of the first part, the relationship was very creative. She points out that there is a contribution of the dancers, and of course you have seen that all the material during the first 27 minutes comes together in the end and explodes.
And the music, of course, is important. She planned to do it directly on the spot, but finally you have seen the prepared, some prepared. A questo punto, se ci sono domande, tocca a voi, perché mi piace sempre non essere l'unica autorizzata a fare le domande. Ha qualche curiosità, la lasciamo riposare, ditemi voi. Sì, la ringraziamo molto.